68 che viene dalla strada provinciale 68, che è la strada che passa di fuori di Chieti, è un blend di Nero d'Avola e Frappato, è adesso più Frappato che Nero d'Avola. Nasce all'inizio dal mio desiderio di fare il cielo solo di Vittoria, che sarebbe la nostra DOCG. E poi però non l'ho messo in bottiglia realmente come c'era solo di Vittoria, mi è andata come GT Sicilia, perché non riesco a seguire, già seguire l'ufficio è una cosa incredibile, per cui immaginatevi il discorso delle DOCG. Però comunque rimane un blend di Frappato e Nero d'Avola per quello che era la DOC 3 anni fa, prima della DOCG, per cui più Frappato rispetto a Nero d'Avola. Adesso invece ci è imposto mettere più Nero d'Avola piuttosto che Frappato. L'SP68 viene dall'80% alle vigne più giovani, 20% da una parte di vigna vecchia, fa solamente acciaio e una macerazione di circa un mese. È un vino che faccio dal 2008, quindi viene successivamente rispetto agli altri miei vini, in parte il mio desiderio di avere anche un vino più che si possa bere fresco, perché comunque Frappato e il Nero a Vittoria hanno caratteristiche diverse rispetto al resto della Sicilia. Vittoria è un terroir dove esce più freschezza, più acidità, ci sono terreni calcari ed escursioni termiche elevate. Per cui in generale tutti i vini da Vittoria, anche se parliamo di Nero d'Avola e quindi tutti abbiamo una concezione di Nero d'Avola abbastanza consistente, a Vittoria viene comunque un vino più fresco. Che poi per me freschezza vuol dire mantenere il frutto nel tempo, l'acidità, perché a Vittoria si fanno questa tipologia di vini, non si riesce a caricare mai l'alcol più di 13 gradi, per cui per noi il 13 è il massimo che riusciamo ad avere su tutte e due le varietà. Quindi escono queste tipologie di vini, che nel caso dell'SP68, quindi con un vino che esce prima dell'estate, un vino più fresco, più bevibile, un vino che possa accompagnare il pasto durante tutto, cioè dall'antipasto sino alla fine. Ecco. Questo è un po'.